E oggi abbiamo un bel casone da, da portarvi, un caso che ha fatto la storia italiana. Questo caso qui io non so perché, ma nonostante altri casi siano successi quando ero bambina e si sono protratti, nonostante cioè, di molti casi di cronaca ne ho sentito parlare molto. Anche in casa, no? Perché quando sei un bambino dici: mm, ho sentito i miei genitori parlarne, vedevo in tv. Questa cosa mi ha cioè, mi è proprio sfuggita. Vabbè, magari ero troppo piccola, però. Uh, è, è del 95 questo omicidio, del 1995, poi le cose si sono protratte anche più avanti, cioè per dire è stato risolto poi soltanto nel 97 uh, Quindi, cioè, andavo a scuola, boh, non, non mi ricordo assolutamente nulla ai tempi di quando successe, ecco Allora, ovviamente questa è una foto anche un po' datata per i tempi eh, perché questa è una foto della loro relazione che aveva lui con la ex moglie, una, una foto diciamo datata ma sicuramente emblematica perché vi farà entrare nel mood eh, di questa coppia. Che è al centro del caso. Stiamo parlando dell'omicidio che vede come vittima Maurizio Gucci, che era ovviamente un VIP, era una persona molto famosa, poiché eh, stiamo parlando dell'azienda di moda Gucci che conoscete tutti e tutto il resto. Che poi, tra l'altro, non so bene che fine abbia fatto dopo l'azienda Gucci, nel senso a livello proprio di proprietari, perché. Adesso vi racconto la cosa, poi magari se voi sapete qualcosina in più di me per quanto riguarda l'azienda me lo direte. Lui nella foto sembra costipato. Allora, sì, lui eh, Maurizio è un personaggio eh, molto particolare perché a parte che oscilla nel suo carattere da, da, da insomma di diverse modalità, in diverse modalità. Nonostante fosse un uomo comunque molto potente, molto ricco, ma stiamo parlando di livelli estremi di ricchezza. Eh, resta comunque un soggetto piuttosto timoroso, abbastanza ehm, timidino, abbastanza sottomesso anche nei confronti di... cioè questa foto perché è emblematica? perché si vede proprio una donna che ha lo sguardo della volpessa, ha lo sguardo della furbetta, eh, quella che sa il fatto suo. E l'uomo che invece è un attimo più, più dimesso. Ecco, questa foto io l'ho scelta proprio perché, a parte che è emblematica la foto, ma l'ho scelta proprio perché descrive bene il tipo di relazione che c'era tra i due. Comunque, veniamo ai fatti di quella mattina. È lunedì mattina ed è il 27 marzo del 1995. Sono le 8:35 a Milano e ehm, Maurizio sta andando dal suo appartamento in centro a Milano, ovviamente, perché Big Bunny eh, fa 100 passi, perché lui ha sempre detto "Sono 100 passi dal mio appartamento al mio ufficio", quindi lui esce, fa questi 100 passi e arriva in Via, in via Palestro 20 a Milano, dove lui ha effettivamente il suo ufficio. Quindi entra, come tutti, tutti i giorni di lavoro, entra dall'androne e c'è il signor Giuseppe Onorato, che è il portiere del palazzo, in quel momento sta pulendo con la scopa, stando la scopa per terra eh, per pulire le foglie, non ho capito bene che cosa. Quindi Onorato incontra Maurizio Gucci che eh, gli passa davanti, come tutte le mattine lo saluta, salve signore. E eh, subito dopo, dietro di lui, c'è un altro uomo molto elegante, che lui lo ricorda come un uomo ve ben vestito, particolarmente elegante, che aveva uno stile Gucci Style, e, mm, che invece è più di fretta, un attimino così, e, e, e va dietro a Maurizio. Nel giro proprio di pochissimi secondi, eh, il portiere sente degli spari, ma non sente proprio degli spari, sente dei botti sordi. Tipo pf, 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 così e vede dei, dei lampi di luce. Quindi si blocca e dice: Che cazzo è successo? Fa per andare verso l'ingresso del palazzo e vede quest'uomo che corre fuori dal palazzo e gli punta la pistola addosso. E gli spara. Gli spara. Eh, Giuseppe purtroppo sviene, ma per fortuna non muore. E eh, viene insomma soccorso quasi immediatamente dalle forze dell'ordine. e Però purtroppo quando vanno per eh, dare assistenza a Maurizio, Maurizio purtroppo è morto. Ed è proprio riverso sulle scale del palazzo, tra l'altro in una scena che, che rimarrà impressa. Eh, perché il suo corpo era proprio, insomma, steso sulle scale, lui stava salendo le scale ed è stato colpito alle spalle, infatti ha due colpi eh, sulla schiena, una sul gluteo e infine una in testa che gli è stata data una volta caduto a terra proprio per essere sicuri di averlo fatto fuori, poraccio. E, insomma, quindi quattro colpi di una calibro 7,65 che da quello che ho capito... È un calibro piccolo proprio perché fa poco rumore. E, insomma, immediatamente le forze dell'ordine, ai primi rilievi che fanno, capiscono che questo, almeno quello che dicono loro, questo è sicuramente stato un killer professionista. Sapeva come colpire, è sicuramente una cosa organizzata e premeditata. Ed effettivamente sì. Però loro dicono: è eh, un killer professionista, sapeva bene come fare il suo lavoro. Boh, forse era portato, poi vedremo. Magari era uno di quei che aveva un talento naturale. Era portato di suo, però non era proprio un professionista, anzi no. Allora, ovviamente il portiere, come abbiamo visto, testimone oculare, quindi. Botta de culo, abbiamo il testimone oculare. Il problema è che eh, il, il portiere descrive l'assassino, ma lo descrive in maniera piuttosto media, cioè, uomo sui 40 anni, vestito bene, non tanto alto, abbastanza robusto, con un giubbotto marrone e un berretto di lana, che ora io mi chiedo anche come cazzo fai a essere super elegante con un berretto di lana. Ma forse io ho una visione distorta dei berretti di lana Perché a casa mia i berretti di lana sono tipo le cuffie cucite dalla nonna Forse, forse no eh, Il problema è che per quanto ci sia un testimone oculare Che è stato pure sparato, braccio ehm, Insomma, que quest'uomo non lo aveva mai visto prima Non è mai stato identificato Non è stato riconosciuto E purtroppo non si capisce nemmeno il movente Perché comunque Maurizio eh, aveva sì grandi ricchezze quindi immediatamente pensano che siano i soldi il movente o magari degli affari o magari pensano qualche mh, cosa losca legata alla criminalità organizzata infatti andranno anche a interrogare vari informatori mh, mafiosi ma gli dicono proprio questo caso qui con la mafia non c'entra niente e quindi non capiscono, non riescono a capire per quale motivo una persona abbia sparato a freddo al signor Gucci, tra l'altro in pieno giorno nel palazzo, cioè ci vuole del coraggio per organizzare una cosa fatta così. Eh? L'unica cosa che riescono più o meno a capire è che questo omicidio è stato molto probabilmente fatto su commissione, perché quello che ha ucciso era un killer professionista, perché la cosa è stata premeditata. E quindi l'unica cosa che resta da fare agli inquirenti è cercare di scavare nella vita di Maurizio Gucci e nei suoi affari in particolare. Cercano di ricostruire un attimino quella che è la storia dell'azienda Gucci. Ovviamente in maniera mega, mega, mega stringata. Ora cerco di farvi un piccolo, eh, come dire, recap della storia dell'azienda Gucci. Che. Vi dico la verità, quando si parla di diritto finanziario, quando si parla di mh, azioni proprietario, io non capisco più niente, cioè il mio cervello proprio si spegne. Quindi cerco di raccontarvela più o meno come l'ho capita. Poi se voi avete delle informazioni in più quando cominceremo a parlare di azioni, di capitale, di queste cose qua, mi raccomando datemi una mano perché io sono una tonta su questi argomenti. L'impero Gucci. L'impero Gucci, pensate un po', avete presente perché poi ci sono le due G? Io ho detto, boh, magari è talmente importante che si è sdoppiato. No, in realtà deriva da Guccio Gucci perché colui che per primo ha messo su il marchio Gucci si chiamava Guccio Gucci, ma non si chiamava solo Guccio Gucci perché il suo nome completo era molto più lungo di così. Lui si chiamava... Guccio Giovan Battista Giacinto Dario Maria Gucci, cioè praticamente non lo so, aveva 50.000 parenti a cui dover dedicare il nome, quindi questo è il suo nome. E lui in realtà aveva delle origini molto umili, tant'è che suo padre aveva un negozio di, eh, di cappelli di paglia, quindi niente di che. Eh, tra l'altro questo negozio comincia a andare parecchio male, una bottega più che altro e quindi a 17 anni stiamo parlando dell'epoca vittoriana eh? quindi eh, verso i 17 anni Guccio parte e va a cercare fortuna in Europa io comunque c'è cioè, questa cosa che a un, te un tempo i giovani partivano in cerca di fortuna è stato a Londra è stato a Parigi è stato a Berlino ha girato in cerca di fortuna e eh, ha fatto lavoretti umili insomma nelle varie città finché a Londra non lavorerà in un hotel di lusso e lì lui rimane affascinato, rimane affascinato dal lusso, dalla bellezza, dallo stile, in particolare dall'eleganza degli ospiti eh, di questo hotel e la cosa che più lo colpisce sono le valigie fighe, cioè le valigie in pelle che hanno questi ospiti che sono proprio, Io me lo immagino Guccio, che quando l'ospite si gira prende la valigia... Oh, so di pelle, sì, come è buona questa. Mm, ne voglio fare anch'io. E infatti, Guccio poi tornerà a Firenze, perché non vi ho detto, ma lui era originario di Firenze. E dopo quattro anni torna a Firenze e dice: Basta, io adesso voglio fare delle borse bellissime. Voglio fare delle valigie, delle cose in cuoio. Voglio lavare il cuoio. Quindi torna a Firenze. Con il suo bagaglio, con gli occhi pieni di bellezza e comincia a, eh, a fare le prime valigie, le prime borse in pelle. E sono bellissime, infatti, le persone impazziscono per la sua eh, pelle, pelletteria, diciamo, perché comunque fa anche altri prodotti. Fa tutti i prodotti in pelle, anche le selle per i cavalli, quindi si occupa anche di selleria, perché cioè, per l'equitazione è tutto fatto in cuoio, quindi faceva tutto. E insomma spacca veramente i culi. In pochissimo tempo si amplia moltissimo e nasce l'azienda Gucci. Eh, lui avrà due figli, anzi avrà cinque figli, ma soltanto due di loro, Aldo e Rodolfo, prenderanno parte all'azienda all e cominceranno a, a occuparsi di portare avanti l'azienda. Sono due personalità molto differenti tra loro: uno si occupa più eh, della burocrazia interna, quindi si fa vedere meno, l'altro invece è più frontman, è più carismatico. Si occupa di Pierring e quindi, in mano ai figli Aldo e Rodolfo, Gucci prospera, diventa addirittura internazionale, diventa un'azienda quotata in borsa, Gucci ha il suo momento di splendore. Tra l'altro, Rodolfo Gucci era anche un attore abbastanza famoso, fatto dei, eh, delle parti, insomma, in vari film. E eh, Rodolfo si innamorerà di un'attrice uh, su un set, e questa attrice si chiamava Alexandra. Però purtroppo, nonostante la loro storia d'amore, fosse meravigliosa e intensa, purtroppo Alexandra verrà a mancare dopo pochi anni infatti avranno un unico figlio Maurizio il nostro Maurizio però la mamma di Maurizio purtroppo muore quando lui ha sei anni e questa cosa lo segnerà moltissimo immaginate vabbè comunque lo sapete quando le... un bambino perde un genitore è sempre una cosa traumaticissima quindi ovviamente Maurizio questa cosa se la porterà dietro tutta la vita ma purtroppo Uh, si ritrova solo con il padre uh, Rodolfo che non è certo una persona molto simpatica, cioè, nel senso che Rodolfo era consapevole di essere in di avere in mano una grandissima azienda, un grandissimo impero e quindi voleva essere sicuro che eh, suo figlio, ma anche tutti gli altri parenti Gucci che lavoravano in azienda, facessero una mh, una severa gavetta, insomma, imparassero che cosa significa eh, il sudore della fronte, il lavoro, il guadagnarsi il pane. Quindi, nonostante eh, Maurizio fosse figlio di uno che aveva i big money, eh, gli fa fare la, la gavetta dura, lo fa lavorare un sacco di ore al giorno, tra l'altro eh, molto severo anche con il figlio, pretende da lui sempre il massimo, è un padre mega esigente, quindi lui a scuola deve avere sempre il massimo dei voti, si laurea in giurisprudenza a 23 anni, quindi tipo velocissimo, e eh, appena laureato andrà a lavorare nell'azienda di famiglia. E, e qui insomma la sua vita diventa Parecchio parecchio dura perché si scontra molto spesso con il padre a causa della sua, ehm, insomma, della sua severità. Eh, non gli permette di prendersi giorni di riposo. È molto, molto, molto fiscale. Lo stress, insomma, la vita di Maurizio sta tutta intorno a questo lavoro ehm, per suo padre e eh, insomma, cresce Maurizio con una personalità parecchio. Sottomessa, parecchio umile, molto, molto timido e soprattutto sottomesso nei confronti del padre che spadroneggia su di lui, eh, decide vita, morte e miracoli del figlio, ha totale potere sul figlio. E infatti Maurizio non sviluppa una personalità molto forte, anzi tutt'altro, nonostante comunque sia, abbia anche ovviamente tantissimi pregi, cioè una persona molto buona, una persona disponibile, molto generoso, è un uomo che tende a fidarsi degli altri... Eh, e questa sarà anche un po'. La sua rovina. Strano perché di solito, come si suol dire, quando tu sei figlio di Gucci, di solito sei figlio di papà, no? E papi paga questo. Invece no, invece il signor Gucci era un uomo che, un uomo d'altri tempi, uno che ci teneva particolarmente alla disciplina, all'ordine, alla... ai soldi che non vengono, non crescono sugli alberi, anche se ce ne sono tanti, te li devi guadagnare. Ma io, comunque, sono d'accordo. Adesso, anche senza passare. Troppo dall'altra parte, perché comunque il padre di Maurizio con lui era troppo severo, però sono d'accordo con questa idea. Nel 1983, però, succede una roba, ovvero muore Rodolfo, muore il padre di Maurizio. E Maurizio erediterà il 50% delle azioni di Gucci. Quindi in quel momento Maurizio prende il controllo totale dell'azienda. E, ed è un momento, come dire, un momento molto importante e molto bello per lui. Quando ehm, Maurizio prende il controllo dell'azienda, arriva fuori questa finanziaria araba. Che ha un nome tipo in Intercom, Inter qualcosa. Comunque, c'è questa finanziaria araba che è stata un eh, cane attaccato ai coglioni di Maurizio per tutto il tempo. Perché questa finanziaria araba ha rilevato le quote degli altri parenti. E qui comincia la parte nella quale io non capisco più un cazzo. Cioè, eh, ha rilevato le quote degli altri parenti, vuol dire che questa finanziaria è andata lì con una proposta, da quello che mi sembra di aver capito, ai parenti Gucci e ai signori Gucci che non lavoravano nell'azienda, a dirgli. Oh, ti compro le, le azioni dell'azienda, ti do un sacco di soldi, dammele così ho dopo ho più controllo sull'azienda è così? Funziona così? Quindi diciamo che questa finanziaria araba ha come obiettivo quello di far fuori Maurizio. Quindi credo che se Maurizio aveva il 50%, anche la finanziaria a questo punto avrà il 50%. Quindi si scontra con Maurizio per, per avere tutto l'impero Gucci per sé. Quindi io, qui mi immagino anche che Maurizio si sia incazzato con i suoi parenti che hanno venduto le quote. Non lo so, non so come funziona, non, non c'è dato sapere. Comunque, vabbè. Um, Comunque, Maurizio si scontra con, con questa finanziaria e eh, capisce che l'intenzione è quella di far fuori completamente lui dagli affari. E infatti nel 93 la finanziaria, e anche qui adesso succedono cose che non capisco, cioè la finanziaria pretende da Maurizio un aumento di capitale. Ma Maurizio non c'ha i soldi e loro lo sapevano benissimo che Maurizio non aveva i soldi. Ma come? Cioè, scusate, io non so come funzionano queste cose. Cosa vuol dire che l'azienda, cioè la finanziaria ha preteso un aumento di capitale da Maurizio? Cioè, mm, non, non. Ogni tot di anni c'è l'aumento di capitale da parte del socio di maggioranza. Ah, ecco, quindi è una cosa che potevano fare. Perfetto. Bravo, Sellix devi mangiare prima di affrontare questi casi. Per aumentare gli investimenti Ok Aumenti il tuo capitale Per avere più potere decisionale Ah va bene Non lo so Senza maggioranza Non so Ma infatti poi è venuto fuori Un casino Che questa finanziaria Era Insomma Non era onestissima Ma quella parte Vi giuro Non l'ho capita Quindi evito di raccontarvela Poi se volete entrare Negli affari finanziari Dell'azienda Gucci Fate voi Io non sono La persona giusta Per raccontarvelo Comunque Fatto sta Che loro gli impongono Questo aumento di capitale E lui non aveva i soldi e loro lo sapevano. Ma pro twistone, a cinque giorni dalla scadenza del termine dell'aumento di capitale, Maurizio paga questi soldi. E ehm, quando gli chiedono, ok, ma ieri non ce li avevi e oggi hai uno sbrozzo di soldi, mh, dove li hai presi? E lui dà una risposta un po' sbeffeggiante, diciamo, cioè dice. Che lui quella notte ha fatto un sogno in cui c'era un bardo e questo bardo gli ha detto guarda sotto quella mattonella Quale mattonella buona? Allora Maurizio si sveglia da questo sogno, corre, apre la mattonella, solleva la mattonella e sotto ci sono un sacco di soldi E quindi lui finalmente può pagare l'aumento di capitale Bene Ricostruendo un attimino questa storia, gli inquirenti dicono, mmm, forse non è stato il bardo e la mattonella, forse questi soldi lui li ha presi da un finanziatore occulto, da qualcuno che gli ha dato dei soldi in cambio di qualcos'altro che magari Maurizio non ha potuto ottemperare e quindi è stato ucciso per questo motivo, potrebbe essere una pista. E quindi cominciano eh, gli inquirenti a, co a concentrarsi su delle piste finanziarie, quindi a cercare di capire, esatto, sì, magari uno strozzino, capito? Eh, a cercare di capire quale, mh, quali sono insomma, i, i suoi potenziali nemici dal punto di vista degli affari eh, finanziari. Um, per cui, insomma, uh, vanno a fare delle ricerche, vanno a cercare le carte con cui ci sono stati questi passaggi di soldi. Trovano questo finanziatore um, occulto che effettivamente aveva finanziato Maurizio. Ma il debito era stato saldato. Maurizio aveva, um, aveva dato tutto quello, aveva restituito tutto quello che aveva avuto da parte di questo finanziatore. Quindi. Lui era tranquillo, non aveva nessun problema. Quindi anche questa pista viene accantonata. Però ci sono delle altre cose strane. degli altri affari un po' strani. Perché nel settembre del 1993, quindi due anni prima. Maurizio viene costretto a quel punto, da parte di questa maledetta finanziaria araba a vendere tutte le sue quote e quindi venderà completamente eh, l'azienda, cederà, diciamo, il potere eh, dell'azienda completamente a, questi, a questa finanziaria che, come spesso succede, prende possesso dell'azienda Gucci. Io non so oggigiorno di chi sia l'azienda Gucci. Non so bene come fine abbia fatto questa eh, proprietà, que questa e tutto il resto. Comunque, le vende per la modica cifra di 270 miliardi di lire. Ora, raga, potete immaginare, io non adesso non so se avete, come dire, familiarità con le lire, però 270 miliardi di lire ci vivi 500 anni nel lusso. Sì, sì, esatto, sono 135 milioni di euro. E tra l'altro stiamo parlando di anni in cui eh, i soldi valevano un po' di più. Ci vivi troppo, troppo. Infatti mi viene anche da dire, ma nel momento in cui la tua azienda vale così e tu non sei uno appassionato di moda, appassionato di borse in particolare... Cioè, ma cazzo ti frega? Nel senso, ok, molla la, la finanziaria araba e fatti 12 vite meravigliose. Con questa somma. Eh, Maurizio non si arrende, lui non, non è come me che dice prendi i soldi e goditeli per 12 vite, no no, lui aprirà un casino in Svizzera e praticamente fa un'operazione immensa e rischiosa e quindi anche qui gli inquirenti dicono ah ha aperto un casino in Svizzera quindi è sicuro c'è qualcosa, qualche debito, qualcos'altro ma anche qui scoprono che in realtà era tutto pulito, era tutto a posto e quindi mh, sembra che non, non riescano a trovare niente dal punto di vista finanziario e quindi rivolgono l'attenzione sulla vita privata di Maurizio e dice se non ha nemici sul lavoro, se non ha avuto problemi di affari loschi, magari questo è stato un delitto passionale, un delitto di vendette personali. Nel 99 Gucci è stata acquisita dal conglomerato francese, quindi siamo francesi adesso? Cioè Gucci è francese, va bene, ahimè. Vabbè, comunque eh, lui, ciò cioè, nonostante, aveva veramente tantissimi soldi, cioè, nonostante gli avessi reinvestiti, lui navigava nell'oro, era una persona veramente con eh, i soldi che gli uscivano dal buco del culo. E quindi, insieme a quella che poi sarà sua moglie, adesso parleremo anche della moglie, la moglie e le figlie fanno una vita veramente lussuosissima, una vita da, favole, da favola, hanno un sacco di ville, hanno un attico meraviglioso in centro a Milano con la piscina, cioè no, no, no. raga non ve lo dico neanche, tra l'altro nel suo attico a Milano è ancora in vendita da, da tantissimi anni, ha dei prezzi esorbitanti, penso sia la casa più costosa in tutta Italia. E giusto per farvi un attimo un'idea dei luoghi in cui lui viveva, sappiate che eh, è in vendita. Se volete, se volete la potete comprare. Comunque, fa vacanze miliardarie, viaggiano, fa fanno proprio vivono nel lusso estremo e basta. E io dico, ma poteva andarti bene così la vita. Andami. Comunque, lui condivide appunto questa sua vita con la moglie Patrizia Reggiani. Che è proprio questa ragazza qua? E anche le figlie che si chiamano Alessandra e Allegra. Allora. Patrizia Reggiani. Patrizia Reggiani adesso ve la presento, torniamo un attimo indietro nel tempo. Patrizia è una ragazza di buona famiglia, nonostante avesse delle origini piuttosto umili. Infatti, lei è stata adottata dai Reggiani, che è una famiglia, ehm, insomma, questo padre di famiglia è un imprenditore molto famoso a Milano nel campo dei trasporti. Quindi messa bene, non quanto Gucci, ma messa bene, di buona famiglia. Il fatto è che comunque nonostante lei fosse eh, vero mh, figlia di una famiglia sicuramente ricca non veniva comunque ben vista nel, nei salotti della Milano Bene perché appunto era adottata, perché le sue origini non erano, non, è, non, non, non era una puro sangue come si suol dire eh? e quindi negli ambienti snob eh, di questo tipo... Era un po' mal vista, era vista piuttosto, anzi, come una grande arrampicatrice sociale, cioè una pronta immediatamente a trovarsi il pupillo per accasarsi e vivere nel lusso per poi avere, diciamo, mm, un diritto in più di essere in quei salotti. Così parlavano di... di, di di Patrizia, chiama la fessa, no? Tra l'altro, Patrizia è una donna bellissima, cioè qui la vedete, è, è uno splendore, cioè ha degli occhi magnetici e lei è consapevole della sua bellezza. Patrizia è una donna scaltra, è una donna molto intelligente, molto furba, quindi adocchia immediatamente Maurizio. E se ne innamora. Adesso eh, non, eh, non vogliamo ridurre tutto quanto all'arrampicaggio sociale, perché comunque sono stati veramente una bella coppia. Sono stati una coppia, almeno. Così sembrava e almeno così raccontavano anche loro eh, con, con i loro familiari. Insomma, tutti li vedevano come una bella coppia. Poi lo sappiamo che tante volte, quando fuori sembra qualcosa, poi dentro non avete visto anche il caso di Chris Watts e tantissimi altri. Poi all'interno delle coppie non sappiamo mai quello che succede. Quindi questa. Eh, roscia, focosa, con gli occhi da volpe, con questo fascino magnetico, aveva anche un grande carisma. La Patrizia, nel 1970, a una festa completamente anni 60, 70, avete presente un po' il mood Milano Bene, anni 60, anni 70, si incontrano a questa festa della Milano Bene, Patrizia e Maurizio. Tra l'altro, Patrizia dirà. Ma io appena l'ho visto, questa cosa la dice nel documentario su Discovery Plus, perché lei adesso ha fatto un documentario da poco che potete recuperarvi, adesso lei è una donna, poi ci arriveremo. Um, Insomma, cioè, sono rimasta un po' così, perché quando l'ho visto arrivare aveva una macchina piccola. Io sono abituata a ben altri lussi. Cagare. Vabbè, comunque eh, si conoscono nel 70 e hanno entrambi 22 anni, sono coetanei, sono entrambi ottimi partiti, lui sicuramente più di lei, ma insomma è un colpo di fulmine. Maurizio perde completamente la testa per Patrizia, lui è, è innamoratissimo di lei. E immagino, considerata anche la personalità di Maurizio, come abbiamo visto, anche um, una persona piuttosto dimessa, piuttosto timida, piuttosto accondiscendente. Generosa Sicuramente eh, Insomma Il rapporto Non era proprio Equilibratissimo Ma questa è Una mia eh, Teoria Come al solito Comunque Si dicono innamoratissimi Sono innamoratissimi Sono delle foto Bellissime di loro due insieme La coppia del secolo Sono i ferragnez Dell'epoca Ok Quindi eh, Invidiatissimi Da tutti Mettono un sacco di, di No Non hanno Instagram Quindi non le mettono Però eh, Insomma Sono Sono, sono Figli sono bellissimi e tutti li invidiano. Ok, bellissimo. Il problema è che eh, Rodolfo, che ancora non era morto, ovvero il padre di Maurizio, il pater familias, il padre spadroneggiatore e nonché la personificazione stessa di Gucci, Rodolfo non approva questa unione. Non approva Patrizia e non, le, non gli piace proprio per niente. Infatti, dice: No, 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 no. Eh, Patrizia, quella lì, una rampicatrice sociale, una poco di buono, una cacciatrice di patrimoni, quello che si dice in giro, è vero? Quindi anche qui non so o Rodolfo era un visionario, ci aveva preso, oppure stava seguendo eh, semplicemente l'onda snobista. Da, uh, dei salottini, non saprei, non, non sapevo. Beh, adesso aspettate un attimo perché ufficialmente la storia è una, però però vedremo, cioè nel senso che non è detto che il movente di questo omicidio siano stati realmente i soldi eh? Perché adesso quando entreremo in questo, in questo caso Vi racconterò un po' tutte le dinamiche Ci saranno, qualche dubbietto ci sarà Lei è considerata cacciatrice di patrimoni Quindi il padre, no 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 Il padre è talmente incazzato Che addirittura minaccia Maurizio E gli dice guarda che se non la lasci Io ti diseredo Maurizio per la prima volta nella sua vita si scontra col padre, tira fuori i maroni, proprio nell'unica cosa che forse il padre aveva ragione, tira fuori le palle che non ha mai avuto e si scontra pesantemente con suo padre, si ribella e dice no non mi interessa, Virzereda mi fai il cazzo che ti pare, ma io la amo e voglio stare con lei, eh, voglio solo lei, voglio stare sempre con lei, quindi in qualunque cosa eh, lei è più importante. E chi lo sa se davvero Maurizio per la prima volta ha tirato fuori le palle o se le palle gliele ha fatte tirare fuori eh, Patrizia? Magari... Magari sì, ecco questo è quello che ho pensato io. Cioè, cazzo, è la prima volta in vita tua che ti opponi a tuo padre, guarda caso c'è un'altra persona che ti tiene per le palle. Boh, vabbè, comunque, l'ha manipolato, infatti, infatti, ci cioè, ha considerato il soggetto di Patrizia, manipolatrice, furbina, tutta... Yeah. Non mi stupisce, non mi stupisce. A questo punto ehm, si rompono i rapporti, tra Maurizio e suo padre si rompono completamente i rapporti, al punto che eh, loro non erano ancora sposati, ma Maurizio andrà a vivere... Con i reggiani, cioè andrà a vivere con la famiglia di, di Patrizia. Quindi proprio rompe completamente col padre e non, non ci vuole più avere niente a che fare. Nel 1972 si sposeranno Maurizio e Patrizia. Maurizio e Patrizia. Il padre di Rodolfo, cioè il padre di Maurizio Rodolfo, era talmente contrario a questo matrimonio che non parteciperà. Nonostante sono state no nozze lussuosissime, c'erano 500 invitati, una roba sboronissima, ma il signor Gucci non va. Proprio perché non accetta che il figlio gli ha disobbedito. Cioè, capite che. Quale puntiglio? Cioè, non è neanche più per il bene di tuo figlio a un certo punto. Cioè, è proprio perché vuoi aver ragione a tutti i costi. Cioè, vuoi avere il, um, il controllo sulla vita di tuo figlio. Cioè, era, era veramente contro... Cioè, tu non puoi arrivare al punto di non presentarti neanche al matrimonio, cazzo, dai. Comunque, nonostante loro siano sposati, cominciano a frequentare i salotti milanesi, per Patrizia non è... Tuttavia, facile farsi accettare perché Patrizia viene considerata per. Tutti quanti una persona antipatica non piace Patrizia alla gente è antipatica, è troppo legata al lusso, è troppo frivola, è troppo capricciosa, se la prende con niente è molto permalosa. Eh, si impone, eh, è una persona che sta abbastanza sul cazzo alla gente, diciamo tranne Maurizio. Maurizio ha i prosciutti dell'amore negli occhi. Quindi Maurizio non si rende conto che sta con una tizia antipatica. Oppure ancora ci potrebbe essere l'idea che non l'abbiano ancora accettata per le sue umili origini perché comunque è stata adottata quindi eh, sapete com'è la gente bene ciò nonostante nonostante avessero la Milano bene contro nonostante la famiglia Gucci contro e tutto il resto la coppia va avanti se ne sbatte i maroni sfidano tutti e tutto va, fanno una vita lussuosissima e meravigliosa una storia d'amore meravigliosa fino a che dura perché come tutte le storie d'amore sono meravigliose finché durano e anche qui vale la stessa cosa. Perché quando morirà eh, Rodolfo, il padre di Maurizio, che morirà nel 1983, Maurizio cambia. Maurizio ha un improvviso cambio di personalità e questa cosa è molto interessante perché vediamo che muore, scompare Colui che ha sempre avuto il controllo sulla vita del figlio, anche non avendocelo, ce l'ha perché comunque aveva il controllo sull'azienda. Era il padre che gestiva tutto. Era il padre che non ti voglio più vedere perché hai fatto una cosa che a me non va bene. È, è sempre stato il padre a guidare la sua vita. Quindi Maurizio, per quanto non avesse più un rapporto con il padre, ce lo aveva lo stesso. Vuoi, non vuoi, a livello anche solo. Di legame psicologico ma anche di legame lavorativo, perché dipendeva ancora da suo padre in tutto e per tutto. Alla morte del padre, Maurizio cambia completamente. Si vede nel panico perché gli arriva tutta la responsabilità di questo impero immenso su di lui, che lui prima diciamo si godeva i frutti ma non aveva poi chissà quante responsabilità finché c'era Rodolfo a gestire tutto ed è infatti qua che poi arriverà la finanziaria araba e tutto il resto finché c'era Rodolfo a tenere per le redini insomma questa azienda andava bene Maurizio ha avuto qualche difficoltà in più secondo me Rodolfo puzzava qualunque scelta fatta dal figlio non mi stupirebbe se avesse organizzato un matrimonio forzato sì, cioè, secondo me Rodolfo era uno di quei padri che voleva il figlio passivo a tutti i costi. Quindi, qualunque decisione prendesse il figlio in autonomia, non gli sarebbe andata bene. Che poi avesse ragione sul conto di Patrizia è un'altra un questione. Cioè, sì, aveva ragione e ci aveva anche preso. Ma non puoi avere la sfera di cristallo, non puoi avere il senno del poi. Perché comunque, finché sono stati sposati nei primi... Anni, dalla loro storia d'amore, lei è stata correttissima nei confronti di Maurizio. Quindi, anche lì non c'era davvero un reale motivo. Va bene, hai un presentimento, ci cioè hai anche indovinato. Va bene, sei, sei mago, perfetto. Però al matrimonio vaci, cioè non chiudere i rapporti con tuo figlio perché ha preso una scelta che non condividi. Cioè, non è che sei è messo Coco un'assassina. E invece sì, scusate, non, non ho neanche detto apposta. E niente, basta. C'aveva ragione Rodolfo. Allora è inutile che stiamo qui a Era ragione lui. Basta. Bene. Eh, volevo fare un'osservazione psicologica, ma niente. Rodolfo mi ha battuta 1-0 per Rodolfo. Perfetto. <ride> Sta cosa dell'adozione, a tutti gli effetti, razzismo. Io mi indignerei. Sì, è inutile indignarsi per come trattavano le persone negli anni 70 e 80, considerato che sei adottato, eh, quindi non va bene. Sei omosessuale, non ci pensiamo neanche. Quindi, raga dai, erano altri tempi. Ed è inutile, eh, Dire indignarsi adesso? Fortunatamente questa cosa adesso pare essere superata, cioè non mi sembra di aver più visto persone eh, bistrattate perché adottate. Cioè non, oddio, poi, poi magari esiste e io non ho, non, non ho assistito a eventi di questo tipo, spero di no, eh, però mi sembra una cosa abbastanza superata. Quindi diciamo che Maurizio ha questo cambio di, di personalità alla morte del padre Perché diventa particolarmente ambizioso, ossessionato dal lavoro e preso completamente dai problemi finanziari Quindi praticamente cioè lui è passato, sta moglie si vede anche passare da il maritino sempre disponibile a fare i viaggi per il mondo Sempre una vita in vacanza, vecchia che balla, prendiamo il veliero e andiamo da... eh, Loro così vivevano no? e improvvisamente il marito che invece deve sempre solo lavorare, lavorare, lavorare un sacco di soldi e non ha il tempo di spenderli. Quindi capite anche che la moglie gli mancano un po' i suoi lussi, comincia a scalpitare, comincia a gne 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 gne. Ma non, non, non ci si ferma qui, perché non è questo il grande e grosso problema principale. Tant'è che appunto nel 93 questi problemi diventeranno talmente aspri che lui cederà l'azienda, no? la finanziaria araba, prenderà i soldi e scappa, no? E, il problema è che quando lui vende l'azienda e prende i soldi e poi vuole investire su quest'altro casino in Svizzera e tutto il resto... Patrizia comincia a dire: No, senti, sei un incapace, sei uno smidollato, non vali un cazzo, tu devi fare come dico io, adesso investi qui, investi la. Voleva prendere il controllo, insomma, degli affari del marito. Ah, nonostante questa donna non abbia lavorato un giorno, eh cioè, nel senso. Prendiamo presente anche questo, che tu sei la moglie eh, di, di uno che comunque ha dei problemi, sicuramente avrà fatto degli errori e tutto, ma. Tu, cioè, cosa hai fatto per pretendere dei soldi, per pretendere il controllo sui suoi soldi? Vabbè. Comunque, cominciano a litigare molto pesantemente perché eh, lei lo sminuisce in continuazione, lo umilia e lo umilia nel punto sbagliato. Perché io sono convinta che lei fosse abituata a trattarlo così, considerata anche la descrizione del loro rapporto. Che magari lo sminuisse, che magari ogni tanto lo umiliasse, che lo trattasse da sottomesso, non mi stupisce. Però secondo me questa volta ha toccato un tasto dolente, ha toccato il tasto del padre, cioè quello su cui puntava sempre il padre, perché era sempre il padre a dirgli sei un incapace, sei un incompetente, non sai lavorare, ti devi dare più da fare, smidollato, ehm, pesa culo e tutto il resto. E adesso comincia a dirgli le stesse cose anche Patrizia. A questo punto Maurizio ha un trigger, Maurizio esplode. E lo, no, non la uccide. Non avrebbe potuto ucciderla lui. Probabilmente avrebbe fatto anche bene. Ma no. Eh, esplode e dice: Basta. Ho già avuto un padre che mi ha trattato così per una vita. Adesso non lo permetterò a te. Maurizio prende il potere del, del, di, di Grey School e. Fa fuori finalmente Patrizia e dice Quella è la porta, vai vaffanculo, non te voglio più vedere Anzi no, sai che ti dico Prendo io la valigia, quella è bella in pelle, mm, Gucci E me ne vado in un appartamento in centro Mentre a te e alle figlie lascio la casa E, e quindi così andrà Se ne va, sbatte la porta e se ne va E Patrizia ci rimane come una, un, un, una pera secca perché non se lo sarebbe mai aspettata? Perché lei era come dire abituata a tirare la corda quanto cazzo le pareva. Cioè lei era una donna viziata, è sempre stata una ragazza viziata. E quindi era abituata anche che a lui gli poteva dire di tutto e di più: che tanto lui era sempre lì, era sempre quello buonino, era sempre quello dimesso. Quindi gli poteva dire tutto il cazzo che voleva, che tanto sapeva che lui non se ne sarebbe andato. E invece stavolta. T è andata male, è andata, è andata, si è svegliato! Tutto all'improvviso, tutto all'improvviso gli sono cresciute le palle e gliele ha sbattuta in faccia così a lei. Fantastico Maurizio, grande. Quindi lei inizialmente tra l'altro non ci crede, perché dice: 'No, oh, dai, non mi avrà lasciato veramente, io sono troppo.' E, e, e poi quando realizza che c'è stata una persona nella vita di Patrizia che gli ha detto no. Che per una volta non ha ottenuto tutto ciò che voleva con la manipolazione non è riuscita neanche a convincerlo, insomma, ad esistere. Crolla. Patrizia ha un vero e proprio crollo eh, psicologico, cioè va in depressione, disperata. E io, secondo me, eh, come dire, se tu passi il tuo tempo a umiliare tuo marito e a prenderlo a nomi e a distruggergli l'autostima. Poi piangi perché lui ti lascia, secondo me non piangi tanto. Poi adesso questa è una mia teoria, eh, eh, tutta una mia visione personale. Quindi fate la tara: ma eh, non è tanto che piangi perché hai perso tuo marito. Ma piangi perché hai perso il potere su tuo marito, perché hai visto che in realtà tu non, non eri così potente come pensavi, perché qualcuno ti ha detto no, perché qualcuno è riuscito in qualche modo a farla sentire impotente. E questa cosa qua, adesso parleremo anche dei soldi, perché i soldi non, non le sono mica mancati. E questa cosa qua, secondo me, è il reale, è il movente di tutto. Cioè, il fatto che lei non abbia mai accettato questo rifiuto. Perché i soldi, adesso vedremo, i soldi c'erano, i soldi lei li riceveva comunque. Può essere un movente... Ma non era un momento che stava bene in piedi, cioè, eh, aveva molto più senso invece un momento passionale. Perché poi vedremo che Patrizia se la prende veramente molto con Maurizio e lo odia tantissimo. E lei non lo fa, mh, non lo fa segreto a nessuno. Cioè, andava proprio in giro per Milano a dire: Basta! Maurizio deve morire, io lo odio! Qualcuno lo può uccidere! Qualcuno lo...". Lei proprio lo odiava tantissimo. E lo odiava perché, secondo me, perché ferito il suo grande orgoglio da, 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 da stellina furbettina manipolatrice. Allora, nel 1985 vediamo che fanno la separazione, ma nel 94 firmeranno le carte per il divorzio. Fate bene attenzione che una cosa della quale hanno collegato è che il divorzio avviene nel 94 e poco dopo ci sarà appunto a marzo del 95 ci sarà l'omicidio. Comunque, come vi dicevo, ehm, Patrizia ha una liquidazione da questo matrimonio meravigliosa, cioè, nel senso che Patrizia allora rimane in possesso dell'attico di San Babila, che è quello in vendita. Se voi digitate adesso su Google attico di San Babila, volete comprarlo, è in vendita. Ve lo consiglio, veramente molto grazioso. Forse. E, non so, c'è qualcosa Dobbiamo trovare una critica Adesso quando viene in mente ve lo dico Comunque ehm, lui invece trasloca In un'altra casa sempre in, A Milano in centro In Corso Venezia Allora Patrizia oltre a tenersi questo attico Della Madonna che è la casa più costosa D'Italia al momento Lei percepisce anche un assegno Poverina Da un miliardo All'anno un miliardo all'anno poi vabbè si prende anche la liquidazione quindi immagino esatto Michele quindi immagino ci sia stato anche un bonus iniziale così tipo 8 miliardi e poi uno all'anno così insomma gli ha dato una liquidazione da questo divorzio della madonna lei aveva delle condizioni Top, cioè meglio di così, non poteva uscirne da sto divorzio. Quindi è per questo che vi dico: mi sembra strano che lo abbia fatto per i soldi. Perché poi dopo possiamo parlare anche di eredità. Ma vedremo che ci sono anche lì delle cose che non tornano tanto, perché eh, questo contratto prevedeva, perché loro fanno anche un, con, un contratto legato appunto a questa, a questa, come si chiama? Un vitalizio, lei ha un vitalizio sostanzialmente, fanno un accordo proprio legato a questo vitalizio in cui lui firmerà che il vitalizio le deve essere garantito anche in caso di morte di lui. Maurizio, insomma, dopo questo divorzio, tra l'altro, farà una cosa che a Patrizia uh, si mette con un'altra donna, si fidanza con questa Paola Franchi, che è tutt'ora una signora molto molto elegante, distinta, una bella, una bellissima donna e lì Patrizia proprio c'ha cioè, uh. Tant'è che io credo che, tra l'altro, non sia casuale, nel senso che a una certa. Eh, uno si chiede anche, ma i tumori vengono per un motivo oppure è tutto casual? Perché nel 92 troveranno un tumore al cervello di Patrizia, tra l'altro, un tumore maligno enorme che il chirurgo descriverà poi a processo, lo descriverà a processo: lo descrive grande come un mandarino e con il centro necrotico. Quindi raga, cioè, eh, Patrizia era lì lì, cioè, era un morto che camminava praticamente, è una cosa pesantissima questa. Quindi lei si opererà a questo tumore, glielo, a, a, glielo, glielo tolgono direttamente dalla testa, insomma, e lei guarisce, lei guarisce, si riprende bene e tutto il resto. Su questa operazione durante il processo ci sarà un caso assurdo, perché non si capisce se da questa operazione ci sono delle lesioni, ci possono essere, insomma, come dire, eh, dei rimasugli di disturbi mentali, cioè se questa scusate, ve la dico meglio, se questa operazione provoca dei disturbi mentali oppure no. Non c'erano ricerche a sostegno di questa cosa, ma si dice che da quel giorno Patrizia non è più stata la stessa, che ha sempre sofferto, che ha avuto effettivamente degli episodi di crisi epilettiche, che ha avuto spesso degli svenimenti, non si sentiva bene, eh, era una persona che sicuramente non stava bene. Comunque, tanto per dirvi un po' il personaggio e tanto per farvi capire quanto Patrizia potesse avercela con Maurizio, era incassata nera con Maurizio, lo odiava tantissimo, soprattutto da quando è arrivata Paola, la sua nuova fidanzata. E rilascerà una dichiarazione ai giornali. Appena uscita la notizia della morte di Maurizio, Patrizia dirà alle telecamere: Umanamente mi dispiace, ma dal punto di vista personale non posso dire la stessa cosa. <ride> Proprio, veramente. Così no, se cioè, ti volevi far prendere. Infatti, mi viene pure strano pensare che sia una possa essere così furba da eh, far uccidere suo marito e poi andare anche a dire in giro che non le dispiace. Cioè, nel senso fatti, insospettabile, esatto, esatto. cioè che... <ride> Insospettabilissima così. E eh, la gente comincia a farsi delle domande: dice, ma questa qui, ma perché ha detto una cosa del genere? È terribile? Ma l'ha detto per gelosia! O perché magari temeva che Maurizio si sposasse con questa paola e in questo modo fosse a rischio ehm, come dire il suo vitalizio, l'eredità delle figlie? C'è questa ipotesi, ma questa ipotesi poi verrà smontata dal fatto che in realtà la sua morte. Cioè, anche se lui si fosse sposato, non sarebbe cambiato nulla, perché comunque l'eredità sarebbe andata alle figlie. Comunque, fatto sta che. Ehm, anche qui, movente eh, matrimonio dal punto di vista dei soldi, non ha comunque senso. Perché se anche Maurizio si fosse sposato con questa Paola, i soldi che arrivavano a lei e alle sue figlie sarebbero rimasti invariati. Quindi. Non si capisce bene. Ma si capisce se. Lei temeva che loro si fossero sposati, ma no, che si sarebbero sposati, ma non tanto per la questione soldi, per la questione cuoricione spezzato in due, ma soprattutto orgoglio spezzato in due. E anche perché lei, ragazzi, cioè, la, la volpezza qua era Lady Gucci, eh. Cioè, lei era proprio. Mh, si faceva chiamare Lady Gucci e si fa si è chiamare così anche nel documentario. Quindi che gli porta via il titolo no che questo si sposa con un altro beh che sono divorziati però il titolo secondo me c'erano più queste dinamiche qua comunque quando lei rilascia queste dichiarazioni ai giornali fa interviste eccetera ci avrà sempre questo look eh, suo caratteristico cioè lei gira sempre con questa pelliccia di visone con gli occhiali scuri eh, al, al funerale eh, si mostrerà tutta affranta, contrariamente invece a quanto ha detto davanti alle telecamere. Infatti c'è questo cambio e dici, boh, vabbè, la vedi al funerale con gli occhiali tutta distrutta, con la veletta nera, con il suo... Eh, così, tutta... che si abbraccia, che si avviglia sulla bara. Però a livello personale ricordiamoci che non, non le dispiaceva. Perfetto. Bene. Nonostante questo atteggiamento dell'ex moglie un po' sospetto, sul quale ah, si sono fatti qualche domanda agli inquirenti, ma purtroppo non avevano nessuna prova. Quindi, sì, hanno detto, ma lei è un po' strana, mm, ma non hanno trovato un cazzo. E quindi, questo omicidio rimane un call case per ben due anni. Cioè, una certa. Sì, il caso rimane aperto, però non trovano assolutamente niente. Ma. Ci sarà una svolta incredibile, cioè qua c'è un plot twist veramente assurdo Che io ho chiamato la svolta degli sboroni Perché io vi dico una cosa nella vita Cioè, se siete sboroni, sborate pure Ma state attenti perché vi torna sempre tutto indietro L'8 gennaio del 97 alla Criminal Poll arriva una telefonata molto interessante Allora la Criminal Poll aveva a capo Filippo Ninni gli arriva questa, questa telefonata in cui uno dice, è il dottor Filippo Ninni? Sì, mi dica, ho bisogno di parlarle, è una storia molto importante da raccontarle. Quindi si incontrano e, eh, e questo tizio, insomma, si chiama Gabriele ed è un tizio che viene descritto come uno che vive di espedienti. Vive di nascosto, tra l'altro, in questo piccolo hotel di Milano e eh, fa amicizia con il portiere. Dell'hotel che si chiama Ivano Savioni e questo personaggio, Ivano Savioni, è un imbecile, cioè proprio non ce la può fare perché, praticamente, allora da una parte c'è Gabriele che dice: No, no, io devo farmi figo, devo farmi figo, e quindi finge di essere nel giro del narcotraffico e di avere l'FBI alle calcagna quindi dici guarda io sono uno che spaccia roba a livelli incredibili C ho l'FBI alle calcagna per quello devo stare qui di nascosto quindi mi raccomando non dire niente e Savioni a quel punto dice te credi di essere sbrone, ma io sboro più lontano io, <ride> io ho partecipato all'omicidio Gucci che roba? Che senso? No no, io, io ero lì in mezzo, facevo parte della combricola allora c'è stata tutta un'organizzazione sotto. E, e poi gli ha spiegato un po' come funzionava l'omicidio Gucci. Allora, io mi chiedo: ma sei imbecille? Cioè, sei, cre sei, sei cretino, perché uno viene lì e ti racconta di essere un narcotrafficante inseguito dall'FBI. Allora, già che ci siamo, no? Diciamogli anche che tu hai commesso un omicidio e hai organizzato. Bravo, buono furbo, furbo. Cioè, la. la noi, ma come fai a impicciarti in un affare così tanto delicato e pericoloso e poi essere così idiota da raccontarlo a uno sconosciuto? Cioè, ma... ma sì, ma... La gara che c'è... Poi mi viene anche da dire chissà quanta altra gente l'avrà raccontato. Che non ha denunciato, magari, no? Vabbè. Comunque Gabriele eh, inizialmente viene anche preso un po' per un mitomane, perché sapete questi casi, soprattutto quando diventano molto mediatici così, eh, che colpiscono dei VIP. Sapete, avete visto con Denise Pipitone, quindi figuratevi con Gucci. Per cui gli fanno delle domande eh, che può sapere soltanto chi ha preso parte a questa... A questa operazione, Gabriele sa tutti i dettagli, sa anche tutti i dettagli che non avevano rivelato i media, quindi a questo punto non è un mitomane. Tra l'altro, il particolare che convincerà gli inquirenti è che Gabriele sapeva esattamente il modello della pistola che era stato usato durante l'omicidio e sapeva che era una semiautomatica con un silenziatore artigianale particolare e questo silenziatore artigianale sono andati a ricontrollare insomma tutti i dati che avevano e cazzo tornava con il silenziatore artigianale quindi decidono di credere a Gabriele a quel punto eh, la criminal Pol organizza il trabolone quindi si mette a fare proprio il trappolone in cosa consiste? Consiste nell'operazione Carlos. L'operazione Carlos prevede un poliziotto sotto copertura che finge di essere un, un malavitoso colombiano ed entra in contatto con Savioni. Abbiamo capito che se tu vai lì e dici di essere un pesto grosso, malavitoso, che, che so, comincia a sborare un po', Savioni svuota il sacco. E infatti... Succederà esattamente la stessa cosa che è successa con Gabriele, solo che questa volta il nostro Carlos ha una, um, ha una microspia e quindi riescono a registrare. E Savione, ovviamente, sbrodo la sciorina, eh, tutti i dettagli dell'operazione e vuota completamente il sacco. Tant'è che lui dice che in realtà non ha preso parte all'omicidio perché quel giorno lì c'erano solo due persone, uno che faceva il palo e l'altro che ha fatto il killer. Lui è, si è limitato ad organizzare l'agguato, quindi ha fatto eh, come dire le, le ricognizioni sul posto, gli orari eh, di Maurizio, cercare di capire. Quando e dove farlo ha organizzato un po' il tutto, era l'organizzazione degli eventi, era, era il PR lui. <ride> Bene, quindi lui comunque si era limitato a organizzare il tutto. E Il lavoro sporco l'hanno fatto altri due, in particolare il killer che, eh, che è entrato, quello elegante col berretto di lana che abbiamo visto, e l'altro complice che in realtà stava parcheggiato con la macchina subito fuori. In, uh, sulla via ad aspettare perché questo qui appena ha compiuto l'omicidio è corso, si è affondato in questa macchina e sono uh, spariti e nessuno ha più avuto loro tracce. Il bello è che Savioni, quando parla con la talpa, che sicuramente Carlos era un professionista perché gli ha tirato fuori tutto, gli ha detto pure i nomi e i cognomi di questa gente. Quindi ha detto il killer si chiama Benedetto Ceraulo, è un muratore, ha la fedina penale pulita e vive ad Arcore ed è uno pieno di debiti. Il complice invece, quello che faceva il palo, si chiama Orazio Cicala, ha 58 anni ed è... Un povero ludopatico. Quindi è pieno di debiti, ma perché si gioca tutto a, al gioco d'azzardo. Ha due pizzerie fallite, sostanzialmente anche lui ad Arcore, e hanno bisogno di soldi per, come dire, pagare i loro debiti. Adesso verrà fuori la nostra meravigliosa. Seconda donna protagonista di questo caso, la signora Pina. La signora Pina è un personaggione. Allora, praticamente, come scoprono della presenza di questa Pina? Perché gli investigatori sentono l'ultima parte delle registrazioni che sono state raccolte da Carlos. Perché Savioni dice: Abbiamo bisogno di trovare qualcuno per spaventare, slash fare fuori. La mandante dell'omicidio, Ecco cazzo, quindi c'è un mandante allora? Non hanno fatto loro l'omicidio così, c'è un mandante, non volevano rubargli i soldi. Ah, eh, allora avevano ragione all'inizio. E quindi cominciano immediatamente a intercettare i telefoni delle varie persone di cui è venuto fuori il nome, di cui hanno fatto fuori il nome con Carlos, no? E quindi li, li intercettano e cominciano a sentire che viene eh, più volte nominata questa Pina. E dicono che Pina è preoccupata per quello che si dice sui giornali, eh, Pina di qua, Pina di là. Allora fanno delle, delle ricerche su Pina e scoprono che questa Pina si chiama in realtà Giuseppina Auriemma. È una napoletana, una signora napoletana di 51 anni e lei di professione fa la maga cartomante. Quindi lei è una che c ha, c ha i poteri, ha le filze. E tra l'altro veniva conosciuta anche come la maga dei portici. Pina, tra l'altro, scoprono con grande sgomento che Pina conosceva bene la famiglia Gucci e c'era anche in contatto. Perché la famiglia Gucci è sempre stata, la famiglia Gucci si intende Patrizia e Maurizio e le figlie, che sono sempre state, eh, sì, una medium, un cane moleco cane! <ride> Ci sono sempre le medium nei casi di omicidio, è incredibile, incredibile. E sono sempre stati attratti, insomma, i Gucci dalla magia, dalla vita trascendente. E quindi avevano, non so, come dire, il mago di corte. Avevano questa maga di corte, che era un'amica ovviamente di famiglia. Che però si, 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 si facevano fare le carte, si facevano fare la predizione del futuro. Chissà se lei aveva pre previsto anche la morte del signor Gucci, visto che l'ha messa in atto anche lei. Però, vabbè. Comunque, Pina era tanto per farvi capire quanto era in confidenza con la famiglia Gucci. Era talmente in confidenza che addirittura gli avevano dato due negozi. E lei aveva aperto appunto questi due negozi Gucci. Che però, siccome insomma lei era una cartomante e non era sicuramente una detta alle vendite, sono falliti immediatamente. Nonostante fossero Gucci, eh, lei è riuscita a, a, a far fallire anche i negozi di Gucci a Milano. Perfetto. Tra l'altro eh, lei, dopo questo fallimento, si riempie di debiti. E i rapporti con Maurizio si guastano tantissimo con Maurizio ma non con Patrizia. Quindi cominciano a litigare perché questi negozi sono andati di merda. Allora, lì non è che devi vendere le borse come fai le carte: bla 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 bla. bla, bla e, e litigano, e quindi dicono: 'Cazzo', allora è stata pina a ucciderlo per vendetta perché lei è stata fatta fuori. Dalla famiglia è stata allontanata da ma Maurizio, è un ottimo movente, no? Diciamo che non sapevano più bene come far tornare le cose, perché guardando queste persone continuavano a dire Sì, ma cosa c'entrano con Gucci? Perché lo hanno ammazzato? Poi hanno trovato il legame tra Pina e Maurizio, hanno visto che c'è stato dello screzzo tra di loro da... Però comunque, il momento non sta in piedi. Cioè, non è che perché ti falliscono due negozi e lui ti manda a cagare. Allora tu lo devi uccidere. Cosa ci guadagni dalla sua morte? Non è che ti prendi, riprendi i negozi. Cioè. Mm, vabbè. Comunque. Pensano. Adesso si puntano tutti su Pina. Pina è l'assassina. Pina è la mandante dell'omicidio. Sicuramente. Però si chiedono anche. Ma se Pina è la mandante dell'omicidio, avrà dovuto pagare tanti soldi perché. Lo cioè, per l'omicidio, no? avrà dovuto comprarlo questo omicidio. E con quali soldi l'ho comprato l'omicidio? Se è piena di debiti? Quindi anche questa cosa non gli torna molto. Però continuano a puntare Pina e la intercettano. La intercettano e scoprono che Pina parla anche con un'altra persona. Che è Patrizia. Patrizia Reggiani, perché c'è una lunga storia. Tra Patrizia e Pina, che erano best friends, amiche della vita, e poi come spesso succede, best friend amiche della vita si rompono. Ma vediamo meglio, vediamo meglio mh, come, come funziona questo rapporto. Tra l'altro, quando scoprono che si sentono Patrizia e Pina, gli inquirenti dicono. Ma se Pina ha fatto uccidere. non capiscono più un cazzo. Quindi cercano di ricostruire il rapporto tra Pina e Patrizia. E scoprono che non sono soltanto delle conoscenti, cioè che Pina non è soltanto la cartomante di corte, ma è anche molto amica di Patrizia. Perché le legge le carte, il futuro, ma uh, hanno anche deciso di scrivere un romanzo insieme, fanno tutto insieme. E in particolare il rapporto tra Patrizia e Pina diventa molto molto stretto e si può dire anche morboso dal, uh, dal divorzio di Patrizia, perché Patrizia come vi dicevo prima ha questo crollo, C'ha un crollo psicologico assurdo dopo il, il divorzio, poi avrà anche la, il tumore che la opereranno, insomma diventa una donna molto fragile, diventa molto insicura, le, le, le crolla il mondo addosso, tutte le sue sicurezze e quindi si affida moltissimo a Pina e diventa quasi dipendente da lei. Forse neanche senza quasi, eh, continua a chiederle in continuazione di fare le, le carte, di leggerle in futuro. Si affida completamente a Pina. Cioè, ogni cosa, anche le più piccole scelte, le fa sulle basi delle carte di Pina. Quindi, cioè, non so come dire. È... è un rapporto malato. E Pina è sempre insieme a Patrizia, è sempre a casa di Patrizia e gode di tutti i lussi dell'amica, no? Eh, che angoscia sì, che angoscia sì. Ma capite che, cioè, chi manipola s'aspetti di essere manipolato? Cioè, eh, Patrizia che tutta la vita no, manipolava, furbettava e sgranfignava e adesso che ha avuto il crollo è lei stessa vittima di manipolazione, perché poi Pina in realtà eh, quello che le interessava era il lusso, l'eccesso e, e la, la, la bella vita. E infatti la famiglia Reggiani, ovvero la famiglia di Patrizia, si rende conto che questa presenza è un po' tossica, forse anche un po' troppo tossica, tant'è che la madre della Reggiani, che è sicuramente è una, una signora di buona famiglia con i soldini, quindi super mega snobbettona, anche lei, descrive Pina come una donna sciatta, una donna ambigua, una donna che è invadente, sempre presente, sempre lì in casa, che cazzo ci sta a far sta scenata quella ora! Gli dava la sua Scusate, ho detto una cosa in romagnolo che non lo posso tradurre in italiano. Che ha capito? Ha capito? Ma comunque, quello che era... Dire, questa qui, questa stracciona, no? Che fa la cartomante. Dai che cazzo, sta qui uh, uh, in mezzo a casa. Che due maroni. Eh, sempre attaccata a mia figlia. Poi dopo quella lì che ci crede, tutte le cose che gli dice. Questa è un'arrampicatrona. Una arrampicacarte una E tutto il resto. Quindi anche le figlie di Patrizia cominciano a comprendere che eh, la loro mamma è completamente soggiogata da questa pina. Per cui siccome la mamma è fragile, ha avuto quell'intervento lì, è completamente soggiogata e manipolata, prendono in mano loro la situazione, le figlie e la mamma di Patrizia, e allontanano Pina, le dicono proprio a ah, cagare! E quindi rompono questa amicizia. Che poi in realtà non rompono mai vera e propriamente questa amicizia, però rompono la morbosità. ecco. Allora, e, mh, cosa troveranno? Cosa troveranno di particolarmente mh, croccantino? Un'intercettazione tra Pina e Savioni. Savioni, il portiere dell'hotel con lo sborone, no? Allora, Pina dice: E questa è proprio: come dire, l'intercettazione shock. Pina dice voi i soldi li avete avuti ma a me a quella ma abbandonata Savione risponde sì lei ormai lei ti ha liquidato con quei 3 milioni al mese e che mi deve liquidare con 3 milioni al mese e se muore all'improvviso oppure questa mi dice non ti voglio più mandare 3 milioni al mese io che faccio 3 milioni al mese questa qui gli dava 3 milioni al mese così random e quindi dicono perché Pina aveva 3 milioni al mese da parte di, di Patrizia? Perché poi il collegamento eh, ci mettono due secondi a farlo. Allora. È Patrizia la mandante dell'omicidio, non è rapina. E qui va... Wow, e si apre il mondo e dico, Oh mio dio! Com'è possibile? Ma poi soprattutto com'è possibile che... Eh, cosa fa? Cioè, questa qui la ricattava per continuare ad avere 3 milioni al mese? Oppure Patrizia non era riuscita a pagare il suo debito al momento dell'omicidio e quindi stava pagando a rate? Boh. Comunque... Eh, Fanno una mega retata, li, li prendono, li prendono uno per uno e cominciano a farli confessare. Il primo che svuota il sacco è... Indovi indovinate, dai, non me lo sto neanche a dire chi è il primo che svuota il sacco. Dai, chi è il primo che svuota il sacco? Indovinate, indovinate, tra quelli... Li, li, della banda Bassotti, come, come li chiamava... Patrizia. Il Portinai, bravissimo il Savioni, bravi bravi, bravi, bravi. Lo sborone che doveva sborare. Quindi lui, sì, lui, lui parla. Parla Savioni, lui, bla, 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 bla. Chissà gli altri quanto avranno pensato. Era da far fuori anche lui. Porca miseria. Se, mm, è tutta colpa di Savioni, eh? Cioè, alla fine è tutta colpa di Savioni. Merito, merito. Assolutamente dobbiamo essere corretti, corretti. Perfetto, Savioni racconta una cosa, racconta tutto in realtà. Dice che l'accordo era che Patrizia gli avrebbe dovuto pagare 600 milioni di lire per questo uh, omicidio. Allora, lei prendeva un miliardo all'anno, quindi poverina, cioè 600 milioni erano il 60% delle sue entrate annuali. Quindi, ehi, hey, tra l'altro voglio dire, posso dire una piccola chicca, una chicca creepy? Lei ha pagato l'omicidio di suo marito con i soldi di suo marito. Cioè, è come se Maurizio avesse finanziato il suo stesso omicidio. Pazzesca sta roba, veramente pazzesca. Comunque, ci sono anche diverse prove a carico di Patrizia perché in passato, diciamo che lei andava in giro per Milano con le sue conoscenze a chiedere, ma veramente a, a tutti, perché lei chiedeva a tutti quelli che conosceva se conoscevano qualcuno eh, un sicario o qualcuno che facesse questo lavoro per uccidere suo marito, ma lei lo diceva così, apertamente, andava in macelleria e diceva "Oh, ma te conosci qualcuno che può ammazzare mio marito, un sicario qualcuno che per soldi lo può far fuori?" E come dire, la prendevano un po', un po' a scherzo. Cioè, come dire, dicevano: 'Vabbè, ma si sta sfogando'. È una battuta e nessuno le è mai andata dietro più di tanto, no? A Gucci arrivava sta voce? Immagino di sì. Immagino che arrivasse, certo. Ma sì, ma è goliardia, no? Tra l'altro, anche lei stessa ha sempre continuato a sostenere questa cosa: cioè che lei andava in giro perché era talmente arrabbiata, talmente furiosa con questo marito che le ha messo i piedi in testa, l'ha scartata, l'ha messa in un angolo, così come un rifiuto. Perché ovviamente ai rifiuti si dà un milione, un miliardo di lire all'anno e addirittura un'altra donna, e adesso si sposa con quest'altra, e io lo voglio ammazzare, eccetera, eccetera. E, e quindi aveva anche già, tra l'altro, eh, controllato. Questa cosa ce la diranno le persone che sono intorno a lei, cioè lei si chiedeva che cosa avrebbe rischiato se fosse stata la mandante dell'omicidio di suo marito. Cioè, nel senso, l'aveva già detto, un, un omicidio premeditatissimo. Erano anni che lei faceva queste ricerche, che cercava di capire come non farlo scoprire a nessuno, che cosa avrebbe rischiato se l'avessero scoperta. E erano anni che si preparava. Poi alla fine, cioè, a, alla fine si è fatta aiutare da Pina. Dai, Patrizia, su via. Cioè, veramente un omicidio premeditato in piazza. Sì, tra l'altro, davanti a tutti. Comunque, Patrizia era particolarmente ossessionata dall'idea che Maurizio potesse risposarsi. E qui. Gli inquirenti eh, pensano, ah beh, era per i soldi perché se lui si fosse risposato poi a lei arrivava meno vitalizio, cosa, invece non è vero, cioè se lui si fosse risposato sia le figlie sarebbero rimaste le uniche eredi e anche lei avrebbe avuto ehm, il suo vitalizio garantito, quindi anche se lui si fosse sposato a livello monetario, non cambiava niente. Quello che cambiava era il titolo della Lady Gucci, era lo smacco, era vedere un Maurizio di nuovo felice che ha coronato eh, questo sogno di, di felicità con una donna che magari non stava neanche sul cazzo alla sua famiglia. Eh, secondo me questo è il movente reale, una sorta di ferita narcisistica. Infatti, però ovviamente una che non, ha, no, non è riuscita a tollerare la frustrazione di questo rifiuto. Secondo me ha più senso come movente che i soldi, che veramente era piena. Comunque, lei eh, si sfoga con tutti, come vi dicevo. C'è cioè anche veramente in piazza a urlare contro suo marito. E si sfogherà anche con la sua amica Pina. E Pina, Pina vuole molto bene a Patrizia, quindi Pina si fa in quattro per risolverle il problema e darle una mano. E infatti Pina conosce la banda Bassotti. Eh, conosce questo tizio del suo, del suo paese, che è appunto il signore il, il portiere del, dell'hotel, il signor Savioni, che tutte le volte non mi ricordo il cognome, me lo dimentico. E, e gli dice, guarda, c'è questo signore qua che ti può aiutare, organizziamo no, e, poi, e poi facciamo. Bene, a questo punto sappiamo che la mandante è stata Patrizia e non ci sono più di tanto dubbi. Quello che ancora rimane oscuro è eh, come mai questa, diciamo, questa banda ce l'avesse... Con Patrizia, perché a quanto pare Patrizia non ha pagato tutti questi 600 milioni per l'omicidio, era rimasta insomma un po' in debito con questa banda Bassotti. E per quello che nell'intercettazione dicevano, bisogna far fuori la mandante, bisogna punirla. Quindi diciamo che è stata scoperta appena in tempo per non essere uccisa la banda Bassotti. Eh? Quindi nel senso, forse gli è andata pure bene a Patrizia, eh? direi. Comunque il 31 gennaio del 1997 ormai gli inquirenti hanno abbastanza prove per arrestare Patrizia. E qui ci sarà una scena cinematografica epica e leggendaria che rimarrà nella storia. Perché quando arrivano i detective con tutta la squadra in casa di Patrizia, le chiedono, lei signora sa perché siamo qui? E lei risponde in maniera molto fredda, dice sì, per l'omicidio di mio marito. E quindi dicono: ah beh allora lo sai, ci hanno già posto. Poi lei, praticamente prima di uscire, ha indossato tutti i suoi gioielli, la sua pelliccia di visone, si mette gli occhialoni, tutta mega super figa con eh, i diamanti, le perle, così. La guardano e dicono: signora, la dobbiamo sbattere in carcere. Dove pensa ad andare, messa così? E lei risponde: I miei gioielli e la mia pelliccia vanno dove vado io. Cioè, eh, la signora qua, eh, mica. Quindi lei praticamente si presenta al San Vittore all'entrata del cancello del carcere quando ovviamente ti fanno togliere tutto con tanto di visone, occhialoni e tutti questi gioielli che poi glieli fanno mettere nel sacchetto e la fanno spogliare come tutte le altre. Però, però lei ci è andata con classe, ci è andata con grande eleganza. Quando è in sala interrogatori, perché poi la, la mettono in sala interrogatori. Lei non oppone nessuna resistenza, anzi, è molto tranquilla, calmissima, perché lei dice «Wow, lo so che mi avete chiamato per questo, ma so anche tutto quello che è successo, è tu misunderstand, io vi spiego io, io sono innocente, mi hanno incastrata!» No, 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 guarda, allora, io devo confermare l'odio per mio marito innanzitutto, perché questa era la cosa massima, no? Cioè, io devo assolutamente dirvi che mio marito io lo odio, e questo è vero, lo odio, e... Ho il desiderio, ho nutrito il desiderio di vederlo morto. Ma questo desiderio mi è stato esaudito così, no? Io non c'entro niente, è semplicemente stato esaudito. Io non ho ucciso nessuno. Desideravo che morisse, ma da qui ad ammazzarlo Cioè, non mi dispiace che sia morto. Continua a dire ma, io ricordo, ma perché, Patrizia, perché? Vabbè, cioè, cap capite l'odio? Capite veramente quanto odio poteva covare sta donna per continuare a ribadire quanto odiasse suo marito anche quando era già stato ucciso. Comunque lei dice no ma quelle non erano delle minacce, non erano minacce, era espressione di uno stato d'animo, <ride> quindi io ti ammazzo, cioè io, io ti uccido, dico io ti voglio uccidere, voglio uccidere tantissimo, spero che tu muoi, lo dico a tutti, poi muori e dico ma non erano minacce vere, era un'espressione di un'emozione, io volevo così, ero... <ride> Emozionata nel desiderio di, di vederti morto, che bello. Comunque lui, lei dirà, testuali parole, dirà, chiedevo a chiunque, anche al salumaio, se ci fosse qualcuno disposto a far fuori mio marito, ma non pensavo che qualcuno l'avrebbe poi fatto. Perché? Cos'è successo? Lei, poverina, è stata incastrata, cioè molto probabilmente è andata così, cioè lei dice, è andata così, ma molto probabilmente col fatto che io dicevo in giro e lo dicevo a tutti che volevo far uccidere mio marito. Una banda, questa banda Bassotti, ha pensato bene di cogliere l'occasione per andare a ucciderlo senza dirmi niente e poi venire da me a chiedere il riscatto, no? Come dire: Ah, tanto sei stata tu ad averci mandato e invece io non ne sapevo niente, mi hanno incastrata così ed è per questo che lei non ha mai dato i soldi a loro. Ah. perché era pronta questa evenienza era prontissima soprattutto perché sapeva di non avergli dato tutti i soldi che gli doveva quindi diceva no, avevo, avevo parlato no quindi qualcuno ha esaudito il mio desiderio senza che glielo chiedesse eh ah, vedi babbo natale perché lei è abituata a questa cosa cioè, qui vediamo che perché lei dice questa stronzata? E perché è la stronzata perfetta per una persona come Patrizia? Perché Patrizia non ha mai dovuto neanche chiedere niente, che tutti i suoi desideri erano avverati prima ancora che li potesse maturare questi desideri. E quindi, visto che la vita, no, la graziata, la vita l'ha viziata e lei ha sempre avuto tutto quello che voleva nella vita senza neanche doverlo chiedere a nessuno, si aspetta che il mondo possa funzionare realmente così. Però questo è un mio ragionamento. Come al solito, ci aggiungo sempre del mio. Comunque, ehm, sentono anche un'altra intercettazione interessante: dove ci sono proprio i complici che dicono: Non ci ha pagato, che famo, la famo fuori. Eh, non lo so, certo è che non gliela facciamo passare così. Quindi è inutile che lei si inventi, che è stata incastrata. Ci sono le intercettazioni dove loro dicono, lei ci doveva dare questi soldi, non ce li ha dati, non ce li dà, o boh, che facciamo? La spaventiamo, la uccidiamo. Quindi, cioè, ci sono proprio le intercettazioni su via, non, non, non ce la racconti Patrizia, dai, dai, no. Perfetto, comunque la versione totale di questo racconto è che... Pina Auriemma avrebbe ideato tutto lei, ovviamente all'oscuro di Patrizia. Quindi ehm, Pina, ovviamente per realizzare i suoi desideri senza che lei neanche glieli chiedesse, è entrata in contatto con eh, questa banda bassotti e ha organizzato tutto per poi dopo chiederle no, i soldi a lavoro fatto. Quindi sì sì, amici, amici, finché poi non ti rubano la bici. Fatto sta che Pina e Patrizia cominciano a eh, inveire l'una contro l'altra in maniera veramente violentissima. Quindi, anche quando sono lì eh, in commissariato: Ah, eh, no, sei stato tu, no, sei stato tu! Poi le mettono in carcere e eh, le mettono tra l'altro nella stessa, in una stessa zona, e dalle celle si urlano l'una contro l'altra delle accuse. No, sei stata tu! Tu sei stata tu! Che è così tutto il tempo tanto che a dicono anche che avete rotto le palle perché qui c'è gente che vuole dormire o anche suicidarsi comunque a processo ci saranno al banco degli imputati la banda Bassotti più eh, Pina Auriemma e Patrizia perché comunque la vera sfida è tra queste due donne che diventano ovviamente oggetto di attenzioni mediatiche attenzioni del pubblico e tutto il resto il processo si tiene il 19 maggio del 1998 e eh, gli accusati, come vi dicevo, sono Pina Patrizia. Poi c'è Savioni, portiere, c'è Cicala, che era quello che faceva il palo in macchina, che ha partecipato all'omicidio, e eh, Ceraulo. Che è un altro, che è quello che ha organizzato, insomma. No, Ceraulo, perdonatemi, idiota. Ceraulo è quello che ha sparato, il killer, l'esecutore materiale. Che, tra l'altro, non so se lo sapete, ma in questo momento l'esecutore materiale killer è libero, è un uomo libero. Io, tutte le volte mi fa impressione. Ehm. È vero o no? Perché giustamente uno ha la sua condanna Scontata la condanna È giusto che tu sia una persona libera E vai nel mondo e magari non fai più danni Però non lo so Interfacciarmi normalmente con una persona Che ha commesso un omicidio Mi, mi fa un certo effetto Cioè anche se magari sono passati vent'anni eh, Però non so Fa sempre un certo effetto Comunque sì il muratore Il muratore proprio lui Bene Fatto sta che tutta la banda Bassotti indica Patrizia come mandante del delitto cioè nessuno dice è stata Pina dicono tutti che è stata Patrizia insomma Patrizia può continuare a difendersi come meglio crede inventandosi questa storia della gente che esaudisce i suoi desideri senza che lei li chieda ma mh, no, non sta più in piedi non sta assolutamente più in piedi e tra l'altro eh, loro diranno che è stata proprio Patrizia a manipolarli e a convincerli a commettere questo omicidio proprio per che ha fatto leva sui loro debiti, sul fatto che lei con i soldi avrebbe, li avrebbe liberati dai debiti, cosa che poi non è avvenuta. Ehm, però, effettivamente, come ulteriore prova, se non ne, non ne avevamo abbastanza no, per eh, schiacciare Patrizia, trovano anche dei passaggi di denaro tra. Patrizia e i complici della banda Bassotti, quindi più, più di così non, non so quante prove vogliamo. C'era cioè, il dubbio, so se qualcuno magari aveva il dubbio che realmente avessero incastrato Patrizia, non ce l'abbiamo più. E quindi vi chiederete come si è difesa Patrizia in tribunale con tutte queste accuse, tutte queste prove. Allora, lei innanzitutto salirà al banco degli imputati, non più con la pelliccia di visone, i miei gioielli, i miei gioielli vanno dove vado io e tutto il resto. No, cioè, comunque sempre messa bene, però sta malissimo. Lei soffre, è malata, è malata eh, soprattutto perché lei ha avuto questo intervento, come vi dicevo, al, al cervello per eh, togliere il tumore, no? Quindi questa operazione l'ha debilitata moltissimo. Veramente trema, non riesce a salire il gradino, cioè, vabbè, tutta scena, comunque. E infatti la difesa eh, punta molto su questa operazione che lei ha fatto al, al cervello nel 92. Infatti, chiamano anche il chirurgo, che sarà poi quello che dice che gli ha tolto un tumore grosso quanto un mandarino. No? E anche qui io dico: sì, non lo so. Cioè, lui ha detto così, poi, sinceramente, un tumore grande come un mandarino dentro il cervello, con il centro in necrosi. Mm, proprio, tanto, tanto, tanto miracolata, lei comunque va bene. Fatto sta che il, il medico che l'ha operata dice anche. Che lei ha avuto sì un buon recupero ma questa operazione eh, l'ha resa più soggiogabile, più plagiabile, più debole Perché ha avuto un cambio di personalità e quindi lei non è certo una lucida assassina Ma eh, quello che ha fatto lo ha fatto, vabbè sostanzialmente non, è, non era in grado di intendere di volere Sì come no, come al solito, tutte le raga Tutte le volte che prendi l'assassino con le mani nella marmellata, il difensore dirà, poverino era matto. Quindi succede sempre così. E lì tutte le volte sta nel decidere se era davvero matto o meno. No, quando vi dicono l'infermità mentale, eh, tante volte ci beccano, perché effettivamente eh, un, un assassino, cioè uno che arriva a compiere un omicidio... Se non ci sono degli interessi... Eh, particolari sotto... Come nel caso dei mandanti che... Ma il killer mandante sinceramente non mi emoziona più di tanto... Perché dico... Ok, bisogno di soldi, faresti qualunque cosa, mazzi anche uno... Perfetto... Eh, ma diciamo... Gli omicidi... Così... Con apparenti moventi... Mh, strani o assurdi o inspiegabili... È, tante volte il movente è proprio la follia... Quindi si cerca sempre di portare acqua al proprio mulino per dire... Ok... No, era in grado di intendere di volere, ma poi non era proprio così per niente. E per di più, insomma, un'altra carta della difesa è che alcuni dei complici della Banda Bassotti, io la chiamo Banda Bassotti perché Patrizia stessa li appella a Banda Bassotti, quindi li chiamiamo così. che Mi è piaciuta. Um... Alcuni di questi membri in paio non conoscevano Patrizia, non sapevano neanche chi fosse. E, scusami, ma questa che prova è? Cioè, Patrizia era in contatto con Pina, ha mandato i soldi a eh, Savioni. e Perché doveva essere in contatto con tutti? Cioè, ci, ci sta anche che i limiti, i contatti a un, anzi, due, eh, non hanno già troppe. Comunque. Sostengono anche che il fatto che lei andasse a dire in giro che voleva uccidere suo marito Che cercava un killer, che cercava di, di organizzare questo omicidio Non è una prova, non rappresenta una prova perché eh, come dire i, i, le parole non sono fatti e va bene ci sta Se non fosse che salta fuori addirittura, perché Patrizia veramente viene... Non lo so, bombardata di prove contro di lei in continuazione. Lei comunque mantiene sempre una certa classe. Arriva fuori la governante di Patrizia, che dice che eh, anche con lei Patrizia si era confidata sul fatto che volesse uccidere Maurizio. Ma io dico, ma lei lo veramente lo diceva a tutti, ma tutti, 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 tutti. Era la banda Bossetti. Ma secondo voi era un piano? Cioè era premeditata sta cosa? Perché sera premeditata è un genio, cioè è, 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 un, è un genio dei miei stivali, però è un genio, nel senso che lei ha pensato, vado in giro a dire a tutti che voglio uccidere mio marito e a dire a tutti soprattutto che cerco un sicario da pagare, così poi quando lo trovo veramente che lo, fa che lo faccio fare poi dico che in realtà lo hanno fatto per incastrarmi, perché io lo diceva a tutti vabbè comunque vi dicevo che questa governante ha raccontato che lei si è confidata anche con la governante per questa cosa che voleva uccidere il marito e le ha fatto una richiesta particolare infatti la governante è rimasta un po' così perché gli chiede se il suo compagno ha per caso degli agganci se è disponibile a ingaggiare qualche killer e la governante dirà che effettivamente gliel'aveva chiesto un po' troppo seriamente, poi lei ha detto: Vabbè, lasciamo perdere, no, assolutamente. Ma questa cosa l'ha lasciata un attimo così perché non sembrava uno scherzo. Però, okay. e, um, questa richiesta fatta in modo serio, viene fuori che l'aveva fatta a ben 25 persone. Cercava, cercava parecchio Patrizia, cercava veramente tanto. Comunque, anche... Mm, eh, come dire, i, i, il movente è stato, diciamo, in tribunale considerato più come movente economico legato all'eredità delle figlie, ma poi, rivedendo il caso, anche tutti gli articoli che ho letto e tutto il resto si sono più concentrati sul movente passionale. Io credo che abbia ragione. Eh, L'opinione pubblica nel pensare che sia stato un, un omicidio del tutto passionale, cioè lei ha perso completamente la brocca. Gli, gli, è, gli è arrivata questa ferita narcisistica e gli si è rotto il cervello. Comunque sia, ehm, l'accusa richiede l'ergastolo. Richiedono l'ergastolo e la difesa invece richiede l'assoluzione completa perché lei non ha commesso il fatto. Vabbè, comunque la sentenza ci sarà il 3 di novembre del 98 e eh, l'unico a prendersi l'ergastolo sarà Ceraulo, cioè colui che ha compiuto l'omicidio. Si prende l'ergastolo. Orazio C Cicala si prende 29 anni, Sa Savioni 26, Pina Uriemma si prende 25 anni e a Patrizia avrebbero voluto dare l'ergastolo, ma non ci riescono e le danno 29 anni, che comunque è quasi un ergastolo, quindi dai vabbè, scontolino di un, un anno. Eh, lei tra l'altro uscita da questa sentenza dirà eh, una frase che rimane scolpita nella memoria dei tempi, dirà la verità è figlia del tempo. Sì, cioè che aspetti 29 anni e poi dopo vieni fuori. Comunque lei dal carcere continua a gridare la sua innocenza, poi ci saranno altri appelli, altri gradi, eh, insomma alla fine se la cava con 26 anni, si prende 26 anni eh, totalmente. Comunque lei continua a gridare la sua innocenza, il primo mese in carcere fa lo sciopero della fame per un mese, cioè lo sciopero della fame va bene. Viene spostata poverina al carcere Opera, dove sono andata io eh, qualche settimana fa. E quindi so, ho, ho visto dove è stata e il carcere opera è un carcere mh, di minima sicurezza, è un carcere dove diciamo sono, stanno un pochino meglio. Ma nonostante fosse lì lei tenta il suicidio, tenta di, di, di uccidersi impiccandosi alle sbarre della cella con il lenzuolo, che però viene immediatamente salvata dalle guardie carcerarie. A questo punto i eh, difensori richiedono urgentemente la scarcerazione per, ehm, per Patrizia perché lei ha delle condizioni di salute che non sono compatibili con il carcere. Ed effettivamente Patrizia soffre di crisi epilettiche e ha molto spesso degli svenimenti. Molto probabilmente perché non mangia, tra l'altro, eh, però le crisi epilettiche erano effettivamente legate all'operazione al cervello che aveva fatto. In ogni caso, eh, non le concedono la scarcerazione, ma le fanno uno sconto di pena: le danno 26 anni. Tra una cosa e l'altra, alla fine ne sconterà 17. Io non so se sia per motivi di salute, se sia per buona condotta, se è quello che è, ma da 26 è passato a 17. È un bello scontone, eh? Miga, mica male, mica male. È uscita 17 anni dopo il 98, quindi. 2008-2018, 2015-2015. Per essere una tipa mai stata in carcere, conosceva le tecniche esatte. Lei conosceva le tecniche di vittimismo, cioè lei ha usato il vittimismo. Poi quando ha visto che neanche quello ha funzionato, si è adattata alla vita del carcere ed è stata là. Tra l'altro, inizialmente, le sue due figlie non credono alla colpevolezza della madre e eh, richiedono in continuazione che il processo venga revisionato, ma eh, vengono sempre bloccate. Insomma, loro fanno diversi tentativi negli anni di far revisionare il processo, ma il processo non viene mai revisionato e lei sta dentro tutti gli anni che si deve fare con sconti vari. Comunque, viste le sue condizioni di salute, le fanno... Un regalo Le fanno un regalo VIP Effettivamente A questa signora Che secondo me Non è che se lo meritava Più di tanto eh? Però le concedono Un giorno di libertà Al mese E lei in quel giorno È totalmente libera Cioè Lei va in centro Fa shopping ehm, Va nei locali Alla moda Di Milano Lei frequenta La Milano La Milano Si fa un, un giorno Di bella vita E poi Ritorna in carcere A fare il resto del mese In carcere Poi il mese dopo Di nuovo Fa questo giorno Fa spese Lusso Cose che tanto non può usare perché è in carcere, e, e poi torna in carcere. Cioè, capito? Anche come usa lei il suo giorno di libertà. Cioè, non è una che dice, cazzo, devo stare in carcere 26 anni, perché poi ne farà 17, ma nella sua testa ne doveva fare 26. E quando mi danno un giorno libero al mese, non vado a, non lo so. A vedere la natura, a respirare l'aria, al mare, a fare una passeggiata in un. Bo non lo so, io farei queste cose qua. No, lei, lei continua a fare shopping nelle boutique a Milano, tanto perché il cemento non è mai abbastanza, no? Vabbè, ma no, ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue. Comunque, oggi la signora ha 72 anni. È super in forma, è molto lucida e mantiene questa aurea affascinante. È tornata a vivere nell'osso. Nell se siete interessati a conoscere questa personaggia, eh, come vi ho già detto, c'è il documentario su Discovery Plus. Non so se avete l'abbonamento, ma Discovery Plus sta dando delle belle chicche. E invece gli altri eh, che hanno preso parte all'omicidio sono tutti liberi, tranne uno che è morto perché aveva una certa età, però gli altri sono tutti, sono tutti liberi e hanno finito di scontare le loro pene. Ma una cosa è cambiata, le figlie, le figlie a un certo punto hanno deciso di rompere completamente i rapporti con la madre e hanno addirittura intentato una causa legale contro di lei. Adesso sono convinte che eh, lei sia colpevole. Ma non so come dire, adesso non so bene come sono state le dinamiche, quindi parlo eh, senza cognizione di causa e spero di sbagliarmi. Ma come dire, questa colpevolezza della madre e queste, questa lotta delle figlie contro la madre, guarda caso, viene fuori quando scoprono che il vitalizio da un milione all'anno garantito da Maurizio Gucci alla ex moglie, glielo devono garantire le figlie. Che effettivamente sono le, eredi, eh, sono le eredi di tutto il patrimonio del padre che doveva quel vita, vitalizio anche post mortem. Quindi le figlie devono un miliardo all'anno alla madre. La madre è colpevole. No, no, allora mamma è colpevole. No, 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 vabbè, no, aspetta, siamo sbagliate. Me sa che è colpevole, me sa che è colpevole. Nel senso che veramente tali figli... No, però questa è una mia supposizione. Magari c'è successo qualcosa nel mezzo che mi sono persa, eh. Quindi non... Prendete la parole pinze questa informazione. Però sappiamo che le, Questo è sicuro, che le figlie hanno cambiato idea e che il problema era proprio dare il vitalizio alla madre. Quindi hanno intentato una causa contro la madre e hanno impugnato quel contratto firmato da loro padre, firmato da Maurizio Gucci, in cui garantiva infatti il vitalizio anche post mortem. E il problema è che la Cassazione ha decretato che quel contratto è vincolante, quindi loro sono condannati a dover pagare questo vitalizio alla madre e lo pagano. Ta 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 ta. Bene, quindi niente alla fine. Patrizia ha fatto 17 anni in carcere. Ma comunque vince tutto lo stesso. E questa è la storia di, del caso Gucci, raga.